voglio presentarvi il Corpo del Sogno, in particolare il DVD del Corpo del Sogno, però per dare una comprensione di che cosa sia, mi piace raccontare una storia, perché di solito attraverso la storia noi possiamo comprendere meglio il senso di un progetto, di una proposta. Tanti anni fa facevo Tai Chi nel bosco, piuttosto che in riva al mare, piuttosto che in cima a una montagna, e quello che succedeva era che i movimenti tendevano a cambiare. La forza, il campo che si manifestava in un determinato luogo tendeva a modificare i movimenti del Tai Chi in questo caso. Ho incominciato a cercare di seguire questa spinta, questo campo, questi vissuti che percepivo in contatto con determinati elementi della natura, e nascevano dei movimenti diversi, delle strutture precise di movimento che sono legate appunto alla forza della natura. Era come se la foresta incominciasse a muovere il mio corpo, era come se il bosco cominciasse a muovere il mio corpo, come se l'acqua o il fuoco o la terra cominciasse a muovere il mio corpo. Non è esatto parlare semplicemente di movimenti, perché si tratta di una manifestazione che coinvolge tutto l'essere. A me piace parlare di mudra, mantra e yantra. Sono dei termini che sono mutuati dalle tradizioni orientali, dal Vedanta o anche dalle pratiche tibetane. Per mudra si intendono dei movimenti che sono dotati di potere, per mantra si intendono dei suoni dotati di potere e per yantra delle visioni, delle immagini dotate di potere. Mantra, mudra e yantra rappresentano quindi l'insieme dell'esperienza interiore di una persona che coinvolge il corpo, l'anima e la mente. Attraverso questo esercitare e questo seguire questi mantra, mudra e yantra, quindi questi movimenti, questi stati emotivi e queste visioni, si può a poco realizzare un contatto con le forze della natura, con questi campi della natura, e giocare questo dialogo tra la nostra esperienza interiore e il mondo esterno, cioè tra il microcosmo e il macrocosmo. Quindi in un'ottica, se volete, prettamente tantrica. Forse sapete che il tantrismo è esattamente quella disciplina interiore spirituale che tende a adeguare il nostro microcosmo, quindi il nostro organismo, con le leggi dell'universo. Pertanto potremmo dire che attraverso le pratiche di Corpo del Sogno noi cerchiamo di adeguare il nostro appunto organismo con le leggi che regolano l'universo. Se noi consideriamo le forze della natura come degli archetipi, noi possiamo comprendere come il lavoro del Corpo del Sogno è un lavoro di graduale incorporazione degli archetipi, di graduale immersione all'interno degli archetipi, di graduale contatto con gli archetipi, in modo tale da creare un dialogo con questi archetipi e quindi creare un lavoro di cura, se volete, nel senso che l'archetipo inteso non solo come un concetto psichico, ma proprio come una forza che contiene in sé delle qualità specifiche, delle caratteristiche, delle potenzialità specifiche, agisce nel nostro campo attraverso appunto i movimenti, i suoni e le visioni che noi facciamo, e in questo caso in questo senso ci armonizza. Per esempio, se noi facciamo dei movimenti legati, diciamo il metallo è la forza guerriera, è la forza rossa, è la forza che porta con sé quelle qualità che sono per esempio le qualità dell'aggressività, della determinazione. Se noi abbiamo dentro di noi una disarmonia con questa forza, con il principio dell'aggressività, per esempio, della forza di affermazione di sé, e quindi abbiamo, che ne so, della violenza, della distruttività, del risentimento, della rabbia, attraverso le pratiche di Corpo del Sogno noi possiamo gradualmente armonizzare queste emozioni, tra virgolette, distruttive, come le chiamerebbero i buddhisti, e armonizzarle trasformando per esempio l'aggressività o la violenza in determinazione, in autoaffermazione di sé, in responsabilità, in capacità di affrontare un problema, quindi in assertività, in capacità di dire sì e di dire di no, piuttosto che
per esempio, se noi lavoriamo invece con una forza più dolce, come può essere la forza dell'acqua salata, la forza del mare, che ci porta a quelle qualità che sono la sensibilità, la fluidità, la capacità di lasciare scorrere, la comprensione del principio di generazione, dell'andare e venire, dell'accogliere e del lasciare andare, appunto noi possiamo armonizzare quel tipo di qualità dentro di noi. Solitamente le qualità, per esempio, dell'acqua salata sono le qualità materne, che se esasperate diventano, per esempio, vittimismo, diventano depressione, diventano lasciarsi andare, diventano invadere eccessivamente, diventano eccesso di protezione, diventano eccesso di sensibilità per la quale il mondo ci entra dentro e ci travolge. Allora, lavorando, per esempio, con la forza del mare e facendo i movimenti adatti, noi possiamo equilibrare queste qualità e appunto trasformarle in capacità di stare in equilibrio nell'andare e venire delle cose, nella capacità di avere la giusta sensibilità, la giusta accoglienza, ma anche di porre i giusti limiti nel mondo, insomma. Sono più di 25 anni forse che pratico e che a poco, come dire, attraverso questo dialogo tra i movimenti e l'ascolto della forza mi hanno consentito di realizzare queste strutture che adesso sono stabilite. Le strutture che sono presentate nel Corpo del Sogno, nel DVD, sono delle strutture che sono arrivate proprio a fissarsi, ma perché si fissassero ci sono voluti molti anni, perché ad esempio, nonostante che magari c'era il desiderio di arrivare ad avere una struttura precisa, ma quando mi rimettevo a fare le pratiche succedeva che la struttura cambiava, fino a quando proprio avvertivo questo senso di completezza nella struttura. Quando tutte le diverse forze con le quali ho lavorato si sono strutturate, allora ho deciso di incominciare a divulgarlo e ho cominciato a insegnarlo nelle scuole di formazione che ho e nei gruppi che tengo, e siamo arrivati poi con Anima a produrre questo DVD, che non vuole essere qualche cosa di definitivo, però che ci presenta un corpus di pratiche molto definito e strutturato, che può essere molto utile in varie situazioni. Il sottotitolo dice pratiche sciamaniche di lunga vita, nel senso che uno dei primi effetti, uno dei primi atti proprio efficaci che compie queste pratiche sono quelle di aumentare il nostro livello energetico. Come spesso diciamo, vogliamo cambiare, ma per cambiare bisogna avere energia. Per risolvere un problema, per passare dalla paura alla fiducia, per passare dal vittimismo alla responsabilità, ci vuole energia. Quindi queste pratiche, prima di tutto, risvegliano una grossa quantità di energia. E dico risvegliano perché in realtà noi siamo sempre in contatto con le forze della natura, solo che appunto non ce ne accorgiamo, e quindi se noi non ce ne accorgiamo non possono agire. Si dice che Dio bussa alla nostra porta, ma se noi non apriamo non può entrare. Attraverso queste pratiche noi cerchiamo di aprire le porte a Dio, tra virgolette, quindi aprire le porte alle forze della natura per lasciare che agiscano dentro di noi, e appunto prima di tutto elevino il nostro livello di energia, facendoci accorgere della quantità immensa di forza e di energia che è contenuta negli elementi della natura. Questo quindi è il primo grosso aiuto che ci può dare. Un altro è proprio nella salute, nella guarigione, perché se noi abbiamo un blocco energetico, per esempio se noi abbiamo lo stomaco chiuso, se noi abbiamo la gola bloccata, se noi abbiamo il bacino bloccato, noi possiamo avere il desiderio di vivere una vita sessuale piena piuttosto che di esprimere il nostro potere o le nostre qualità, ma non riusciamo a farlo. Mobilizzare questi blocchi e esprimerli attraverso movimenti armonici ci consente di appunto poter liberare quei potenziali energetici, quei potenziali emotivi, quei potenziali mentali che ci fanno sì che noi possiamo cambiare. Un ulteriore ultimo aspetto, se volete, è quello che ci consente l'espansione della coscienza, ci consente di renderci conto di quanto appunto le forze della natura
agiscano in noi e possano risvegliare le nostre qualità più elevate, possono risvegliare l'aspetto spirituale dell'esistenza e possono quindi, oltre a farci espandere la coscienza, farci entrare in contatto con la dimensione spirituale dell'esistenza. Credo che questo possa essere sufficiente per dare un minimo di spiegazione di cosa sia questo corpo del sogno e ovviamente non resta che praticarlo per sentire su di sé quanto questo possa essere efficace per ciascuno di noi.